Siamo al convegno Le buone regole a garanzia di tutti con il presidente dell'Osservatorio Imprese e Consumatori Antonio Persici. Presidente, oggi è un'occasione importante per confrontarsi sulla tutela e la gestione del credito, ma anche per presentare il nuovo codice procedurale del suo osservatorio. Oggi sì, è un'ottima occasione, credo, una delle tante. In attesa che si formi il nuovo Parlamento, presentiamo il nuovo codice procedurale, che è quello che sostituisce una carenza di regole certe per quanto riguarda la tutela del creditore e del consumatore. Noi, come abbiamo sempre detto, siamo per il bene comune. Quindi bene comune significa che tutte le parti interessate oggi sono qui rappresentate, tutti i portatori di interessi, quindi lato consumatori, lato creditori, authority. Quindi speriamo noi oggi di poter contaminare con le nostre idee la nostra visione su quello che dovrebbe essere, diciamo, questo settore. Con la presenza di tanti autorevoli anche rappresentanti delle istituzioni e del mondo che riguarda il credito. L'attività dell'osservatorio nell'ambito della tutela del credito va avanti da molto tempo, appunto ci diceva che è stata presentata nella legislatura ancora in corso una proposta di legge che sperate che nella prossima possa essere ripresentata e approvata. Quali sono le mancanze che effettivamente ci sono in questo settore e dove volete andare a intervenire? Noi partiamo da dei principi, è importante che si condividano i principi, se si condividono i principi poi le regole non sono altro che la realizzazione di questi principi, quindi pagare tutti, pagare meno, difendere, come d'altronde oggi ci saranno qui anche rappresentanti delle associazioni che difendono la legge 3, dove si parla di meritevolezza, anche noi parliamo di meritevolezza, cioè gli aiuti e le provvidenze che si devono dare devono essere dati per i cittadini meritevoli che si trovano in difficoltà, non per quelli che fanno i furbi. Quindi questo è molto importante, questa distinzione. Comunque le altre cose sono quelle della democrazia delle competenze, di cui parliamo spesso, cioè che la società civile si organizza, tutti i portatori di interesse che rappresentano tutti gli interessi, quindi si va verso il bene comune in questo modo rappresentando tutti gli interessi, devono partecipare affinché questo testo che oggi noi presentiamo, il testo di legge che sarà presentato a inizio legislatura, possa essere il migliore possibile, esaustivo e effettivamente sia in grado di risolvere i problemi di questo settore, di questo importante elemento dell'economia che è il credito.